I pasticciotti presentano Acqua e le sue figlie. Tanto tanto tempo fa, nel mondo delle lettere, la parola acqua si scriveva così. Ma stando sempre al freddo e all'umido, era sempre ammalata. Febbre, raffreddore, mal di testa e dolori ovunque. Allora, accompagnata dalle lettere che formavano la sua parola, Acqua andò da Re Alfabeto e gli disse: «Non posso continuare così, sono sempre bagnata, starnutisco dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Il mal di testa non mi passa mai». «Va bene», le rispose Re Alfabeto, «da oggi ti darò la C di cappotto». Così potrai stare all'umido finché vorrai e mai più ti ammalerai. Acqua diventò perciò acqua. Da allora tutte le parole bagnate, figlie di acqua, si scrivono con la C di cappotto prima di QU. Le parole figlie di acqua sono acquerugiola, acquazzone, acquaio, acquario, subacqueo, acquolina, acquedotto, acquaragia, acquerelli, acquamarina, acquitrino, acquasantiera. Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.